sopravvive una preziosa testimonianza pittorica degli antichi ambienti della scuola del Guercino. Si tratta dell'affresco con Prometeo che dà vita a una statua di Creta con una torcia infuocata. Venne realizzato per decorare la cappa di un camino. Il titano Prometeo giunge da destra, le sue vesti si gonfiano per la forza del vento. Egli porta una torcia accesa col fuoco sacro. L'avvicina alla statua di Creta e questa si anima, tendendo i muscoli. È la scintilla che dà vita all'uomo e alla sua intelligenza. Il mitico Prometeo era particolarmente adatto a decorare le stanze dell'Accademia del Guercino perché la sua immagine veniva identificata con quella dell'artista che infonde la forza creativa nei suoi allievi. Non era la prima volta che il maestro si esercitava nella narrazione mitologica. Si possono affiancare al Prometeo alcune scene di Casa Pannini, come l'Enea che fugge da Troia in fiamme. Vi si riconoscono gli stessi panneggi dinamici e lo stesso vivo potere del fuoco. Nel Settecento la pittura è stata staccata dal camino e trasferita su tela per garantirne una conservazione ottimale. Oggi fa parte della collezione d'arte della Cassa di Risparmio di Cento, con sede a Palazzo Tavecchi e Rusconi.